Sono Andrea Biondi, sono il direttore regionale di AECA. AECA è un'associazione che raggruppa 19 enti, che vuol dire, la dico in maniera semplice, 26 centri di formazione professionale su tutto il territorio regionale. Queste 26 realtà, questi 26 centri di formazione impiegano, hanno una forza lavoro dipendenti sostanzialmente 465 persone. E in più di 1.500 collaboratori esterni che intervengono all'interno dei percorsi formativi come esperti di settore, quindi imprenditori piuttosto che consulenti e molto spesso persone organiche alle aziende che vengono ad intervenire nei processi formativi proprio per portare l'azienda dentro alla formazione professionale. In questo particolare momento il tema di esperti, di più che progettisti, io direi proprio ingegneri, di persone che si occupano di ricondurre le fila fra mercato del lavoro, mondo del lavoro, impresa e percorsi formativi sono assolutamente determinanti. Abbiamo bisogno in questo territorio, e mi viene da dire nel sistema paese, di persone che vedano la formazione professionale come uno degli ingranaggi determinanti, pur se piccolo, non enorme, ma sicuramente determinanti nella macchina della ripresa, dell'economia e dello sviluppo. Non esiste progettazione se non c'è conoscenza diretta di quello che si fa. La formazione professionale è l'aula, è il laboratorio. È scoprire attraverso strumenti e possibilmente anche molto innovativi come cambia quella professione, quel lavoro, quel segmento di competenza all'interno di una filiera produttiva. E quindi la cosa fondamentale è che per conoscere bene quel percorso bisogna diventare profondi conoscitori sia del formando, della persona che ha bisogno di competenze, ma anche e soprattutto del mercato del lavoro. Mercato del lavoro significa imprese, imprese significa economia. Non si può prescindere in questo da una lettura anche di sviluppo del territorio. Il corso di laurea di Scienza dell'Educazione Permanente e della Formazione Continua in questo quadro è un elemento determinante. Abbiamo bisogno di professionisti, abbiamo bisogno di persone che sappiano dare un approccio scientifico ad una formazione che ormai è chiaro, deve seguire la persona durante tutta la vita professionale e non solo. Deve sapere formare persone e saper accompagnare le imprese. Io auspico che ciascuno di voi che vede questa piccola intervista possa trovare in questo corso una risposta perché dall'altra parte del tavolo, dalla nostra parte del tavolo, è molto importante la scelta che state per compiere.